Spostiamoci ora sul Flu Mendoza, nei pressi di Villanova Tulo, per ammirare una delle più recenti realizzazioni della Sardegna nel campo delle comunicazioni interne. Il ponte stradale ferroviario sul Flu Mendoza, il più grande della Sardegna, è stato realizzato con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno. È costituito da un grande arco la cui luce misura 17 metri e 64 centimetri ed è stato inaugurato alla presenza dell'onorevole Magia e del presidente della giunta regionale Corrias dal ministro Pastore. Dopo il ponte la grande diga sul Flu Mendoza alta 120 metri. E una seconda grandiosa diga sul Taloro, questa ad arco di cupola. Qui i lavori iniziati nell'agosto del 60 procedono allacremente con sistemi che sono fra i più moderni fra quanti ne offre in questo campo la tecnica. Si tratta di un'opera che richiede la massima cura poiché lo spessore della diga sarà molto sottile alla sommità. La costruzione verrà ultimata entro il luglio di quest'anno. L'altezza massima della diga toccherà i 90 metri e la lunghezza al coronamento sarà di 380 metri. L'assessore alla rinascita, De Riu, si incontra con gli industriali sassaresi. Vengono analizzati i termini della politica industriale sarda alla vigilia dell'attuazione del piano della rinascita. Ed ecco i primi frutti di questa generosa rinascita. Nella vasta e operosa zona industriale di Sassari-Porto Torres è in costruzione un grandioso stabilimento petrolchimico, fra i più importanti e moderni d'Italia. Le nuove e modernissime attrezzature portuali permetteranno ora agli abitanti di Porto Torres di guardare con fiducia al domani della loro città. A Cagliari, l'onorevole Magia ha inaugurato le numerose opere realizzate nel porto. Sono presenti alla cerimonia il presidente della regione Corrias e l'assessore all'industria Pietro Melis. La potente gru da 40 tonnellate, un colosso di acciaio che tutti i porti italiani invidiano al porto di Cagliari, è al centro dell'attenzione e dell'ammirazione della piccola folla che ha seguito le autorità centrali e le autorità regionali nella loro visita ai lavori. Le opere per l'ampliamento del porto sono tutte di notevole rilievo e hanno richiesto una spesa di 3 miliardi di lire. Un altro grandioso spettacolo di potenza è stata la messa in opera del primo masso per l'allargamento di una parte del vecchio molo di Levante che sarà destinato all'attracco delle motonavi di linea. Con il fiato sospeso, i presenti seguono il lento viaggio del colosso di cemento e il suo graduale inabissarsi nelle acque. Ed ecco ora il grande bacino di carenaggio, in grado di compiere qualsiasi lavoro di riparazione alle navi che giungono in porto con qualche avaria. Ed ecco una visione del mare del porto di Cagliari, cuore del traffico, dell'industria e del commercio dell'isola. Un cuore generoso e possente che batte giorno e notte per l'avvenire, la prosperità e il benessere della Sardegna.